La vestaglia per la tua preparazione il giorno del matrimonio. Ti serve davvero? Ciao, sono Claudia, sono una wedding planner specializzata nel coordinamento del matrimonio. Sono la titolare del blog coloratodipink.com e dell'agenzia Colorato di Pink, che è appunto specializzata per coordinare e fare da regia al giorno delle tue nozze. Oggi in questo video voglio raccontare della vestaglietta del matrimonio. L'idea di questo video mi è venuta da Laura, che è una mia cliente del 2020, che ha ricevuto la lista Pink, l'ha scaricata, l'ha letta e ci vediamo ad un appuntamento. Io noto che ha cancellato la voce vestaglia. E io le chiedo: perché hai cancellato subito la voce della vestaglietta? E lei mi dice: perché non penso che mi serva. A proposito, se vuoi anche tu scaricare la lista Pink e vedere di che cosa sto parlando, scoprire come utilizzarla per non perdere niente del tuo matrimonio e dei tuoi preparativi, la puoi scaricare nel link che trovi nell'info box qui sotto. Il primo link, clicca e la ricevi gratuitamente nella tua casella di posta. E prima di continuare, mi raccomando, iscriviti al canale YouTube così da ricevere tutte le notifiche dei nuovi video che usciranno il martedì e il giovedì. Soprattutto metti mi piace a questo video e commentalo anche se c'è qualcosa, vuoi raccontarmi un aneddoto, vuoi farmi una domanda, c'è qualcosa di poco chiaro, rispondimi qui sotto, io sarò ben contenta di interagire con te e di farti sapere il mio commento, la mia risposta. Quindi torniamo a Laura, che aveva inizialmente eliminato la vestaglietta e lei mi dice: ma non mi serve la vestaglietta? E allora io le chiedo: ma vai tu dal parrucchiere a farti i capelli? E lei non aveva ancora deciso. È vero, Laura è molto all'inizio dei preparativi, quindi non aveva ancora ben chiaro come si sarebbe svolta la giornata del matrimonio. Ma quasi sicuramente, se ti prepari in casa e il parrucchiere e la truccatrice vengono a casa e ci sono a casa anche i fotografi, come ti presenti quel giorno? Cioè, tu pensa un secondo, immagina la scena: è il giorno del tuo matrimonio, ti sei svegliata. Hai fatto colazione, con calma, in pigiama perché tanto sei a casa. Stanno arrivando la parrucchiera e la truccatrice, che sono quelle che arrivano prima in assoluto. Tu come ti fai trovare? Con il pigiama, che per l'amor di Dio va benissimo, a collo rotondo, che poi da togliere è un casino? Oppure con una sottovestina, che va bene, ma magari potresti sentirti a disagio? Perché poi magari trucco e parrucco sono la tua parrucchiera di fiducia, la tua amica, qualcuno con cui sei in confidenza, magari sono donne. Poi c'è in casa la tua mamma, tua sorella, non so dove ti preparerai, con chi ti preparerai. Però sono persone con cui sei in confidenza e comunque ti senti a tuo agio. Poi arriveranno a un certo punto i fotografi e i videomaker, e lì magari sono persone che tu non conosci, saranno in due o tre, e farti trovare solo con la sottovestina potresti non sentirti a tuo agio. Queste sono alcune delle variabili da valutare. L'altra variabile è dove ti prepari, perché se ti prepari a casa con calma e magari vai tu nel negozio del parrucchiere perché ti sposa il pomeriggio, quindi hai tutto il tempo per andare dal parrucchiere e fare le tue cose, e poi ritorni con calma, quindi alla fine a casa ti dai solo una sistemata giusto per le foto, non è fondamentale. Se magari ti prepari in location, perché la tua sarà una cerimonia simbolica, una cerimonia civile con valore, con un rito simbolico prima, e lo farai all'aperto, sarà quasi sicuramente più comodo che tu sia direttamente in location. Spesso hanno delle stanze meravigliose dove anche verranno delle foto molto belle, più belle magari della tua casa che è un po' buia o è lontana o è un milione di motivi. Lì sarai con la parrucchiera, con la truccatrice, tendenzialmente con le tue testimoni o tua sorella o le tue migliori amiche, insomma persone con cui sei estremamente in confidenza, però sei in un luogo pubblico ed è magari carino avere qualcosa addosso. Può essere qualunque cosa. Fabiana mi ricordo che aveva comprato la vestaglia, poi in realtà aveva scelto di indossare una camicia di jeans, il suo è un matrimonio a tema jeans, quindi una camicia molto semplice come quella che magari mi hai già visto in alcuni video, può essere una scelta perfetta. Ecco, tieni conto che l'alternativa alla vestaglietta deve essere qualcosa molto semplice da sfilare, quindi una vestaglietta magari con il collo molto ampio da togliere comodamente,
ancora meglio una camicia che tu sbottoni e ti sfili in questo modo. Certo, la vestaglietta è una cosa molto carina, è una cosa di cui io mostro spesso alcune foto sui sondaggi su Instagram. A proposito, su Instagram come colorato di pink, faccio un sacco di sondaggi molto divertenti dove puoi trovare tantissima ispirazione per il tuo matrimonio e le vestagliette, le foto con le damigelle, le foto un po' particolari, quelle simpatiche da tenere nell'album dei ricordi, sono spesso oggetto di commento e secondo me possono essere anche di grande ispirazione. Io ho voluto la vestaglietta per il mio matrimonio, che è questa. Sì, c'è scritto Bride in oro, quindi una cosa molto soft, molto sobria. Così, con dei disegni. L'ho acquistata uguale sia per me che per le mie damigelle, anzi per le mie testimoni. Ciao Paola, ciao Chiara. Se vuoi vedere una foto di noi con le vestagliette indossate, la puoi trovare qui. Ecco, come vedi, qui siamo io, Chiara e Paola di spalle perché ci tenevo a fare questa foto molto, molto da Pinterest. La foto è di Luciano Ognibene, la mia fotografa super che ho scelto il giorno dopo aver deciso la data. Prima ho scelto la data del matrimonio, non avevo ancora niente, ho chiamato Luciana, ciao Lu, sei libera per il 16 marzo e l'ho fatta venire da Roma. Quindi, parentesi, se stai pensando che il fornitore del tuo matrimonio è troppo lontano rispetto a dove ti sposi tu, nel 2020 fidati che le distanze si azzerano e tutti ci spostiamo ovunque. Io ho fatto matrimoni in Liguria, in Puglia, li ho fatti in Veneto, li ho fatti in Emilia Romagna, li ho fatti in Toscana. Quindi veramente non ti preoccupare, ci muoviamo tutti quanti dappertutto. Questo ci tenevo a dirtelo. La vestaglietta è in realtà un momento molto carino, è qualcosa che usi pochissimo, però resta molto bene nelle foto. Anche, mi ricordo anche una foto bellissima di Anna che mi ha accolto quando sono andata a portarle il bouquet a casa con questa vestaglia delicatissima, bianca, perfetta, con del pizzo bellissimo. Nelle foto, insomma, c'è un'altra eleganza e un'altra delicatezza, ecco, magari anche tu ti senti più a tuo agio. Cosa mettere sotto la vestaglia? State. Io avevo dei pantaloncini di raso, che è un completino di intimissimi che mi ha regalato la mia testimone. Non ho messo niente sopra perché la vestaglietta in realtà chiudeva molto bene e anche se restava un po' di scollatura, non era niente di volgare. E ho tenuto solo i pantaloncini perché la vestaglietta era un po' corta, me la sono annodata, sotto avevo un reggiseno normalissimo. E sono stata così per tutto il tempo dei preparativi. Io l'ho tenuta addosso più o meno un'oretta, un paio d'ore, ecco, diciamo. E ci tenevo molto anche a indossarla subito. Quindi appena sono salita mi sono spogliata e ho messo la vestaglia. C'è da dire però che io la vestaglia effettivamente la uso anche in casa. Mi alzo la mattina, soprattutto le mattine molto fredde, esco dal letto e per andare a far colazione ho diverse vestaglie a seconda della stagione. Ce l'ho di pelo, rosa, un trudy, una roba inguardabile, ma io lo adoro, che è quella invernale. Poi ne ho una di cotone grigia, molto più leggera, che è per la mezza stagione, per quelle mattine in cui fa fresco solo i 2 minuti in cui ti svegli e poi in realtà è più comfort. E poi sto utilizzando questa qua perché ha le maniche corte ed è in poliestere, non è. L'ho comprata su AliExpress e l'ho pagata 6 euro. AliExpress, Wish sono secondo me due marketplace dove puoi trovare un sacco di cose a dei prezzi veramente bassissimi, dandogli il valore che hanno però. Questa è poliestere, non è raso, non è una roba super delicata o wow, fa la sua porca figura e fa esattamente quello che serve. Coprirti mentre ti stai preparando. Intimissimi Yamamay hanno delle linee sposa bellissime in seta vera e fidati che la differenza addosso la senti tantissimo. Se ti piace l'idea, se hai un corredo, se le trovi in sconto, perché adesso che è il mese di gennaio spessissimo vanno in sconto, ne puoi approfittare. Una stupenda. E secondo me inavvicinabile è quella di Alley Page, che è una stilista qui a Milano. Se vuoi, ti dico dove si vende. Costa 199 euro,
Però è meraviglioso, cioè c'è la scritta Bride in rosa, pagliettata, è bellissima. Altra vestaglietta che ti consiglio, molto sfiziosa, è quella di Victoria's Secret, si può comprare online tranquillamente, ormai veramente non ci sono più problemi. Se hai qualcuno che va in America, approfittane perché costa molto meno in America la linea di Victoria's Secret rispetto alla versione europea, è molto bella e renderà ancora meglio nelle foto. Il discorso dei prezzi che ti sto facendo adesso in realtà lo sto facendo per un motivo. Tu puoi avere tutto per il tuo matrimonio, devi decidere quanto questa cosa è importante per te. La vestaglia è una cosa che userai nel tempo? È una cosa che ti piace avere? È importante per te avere addosso la seta? Comprala. Vai anche nelle mercerie un po' vecchio stile perché hanno delle linee un po' particolari, magari hanno anche delle offerte, scontano dei prezzi invenduti. Al mercato, ti giuro, ci sono delle bancarelle che vendono delle cose meravigliose che non sono assolutamente economiche o cheap o di poco valore. Quindi valuta prima se trovi nei negozi fisici qualcosa, se no c'è sempre l'online dove puoi trovare a pochi euro qualcosa che rende molto bene nelle foto, che ha il valore che ti serve. Vale per tutto, anche per i servizi dei fornitori. Valuta sempre quanto per te è importante un determinato articolo e decidilo per il tuo matrimonio. La vestaglia, quanto conta? Vai a prepararti, hai tempo, ti sposi al pomeriggio e andrai a prepararti direttamente nel negozio del parrucchiere? Non ti serve, è oggettivo. Hai una preparazione lunga a casa dove verranno non solo i fornitori, quindi trucco, parrucco e fotografo, ma potrebbero venire anche parenti, amici, vicini di casa a trovarti? Ecco, presentarsi in una maniera carina, con una vestaglietta adeguata e magari anche delle ciabattine che possono essere delle semplici infradito bianche, e magari non le ciabatte da casa un po' sformate, un po' vecchie, potrebbe veramente poi metterti a tuo agio. Devi pensare come starai in quel momento e quale potrebbe essere la forma in cui sei più comoda tu. È importantissimo che tu quel giorno sia comoda, devi fare tutto quello che ti fa sentire bene. Se trovi una vestaglietta, se questa vestaglietta che ti ho fatto vedere è un po' troppo corta perché effettivamente era una minigonna, ti fa sentire a disagio, cercane una un po' più lunga. Ci sono in tutte le lunghezze, ci sono in tutte le forme, devi trovare quella che ti senti bene. Hai tanto seno con tutta la mia invidia e quindi la vestaglietta magari ti copre o lascia un pochino intravedere? Metti sotto una canottierina, metti sotto un top, metti qualunque cosa che ti faccia sentire molto bene. Vestaglietta sì, vestaglietta no, è un dilemma infinito. L'ho comunque messa all'interno della lista pink proprio perché devi essere cosciente se la vuoi o no. Se non la vuoi, dopo tutte le riflessioni che abbiamo fatto insieme in questo video, cancellala senza nessun problema, perché non ti interessa, perché metti una camicia come ti ho consigliato, perché metterai una banale sottoveste che hai già in casa o un vestitino estivo o un prendisole, insomma qualcosa di molto comodo da togliere e da mettere, perché questo è poi fondamentale. Ti piace? Non ci avevi pensato? L'hai rivalutata? Allora lasciala, non cancellarla e provvedi a guardare sui vari siti che ti ho consigliato o sulle pagine Instagram che ti consiglio nei sondaggi. Quindi seguimi su Instagram per non perdere gli aggiornamenti, continua a seguire il blog e scarica la lista pink nel link che trovi nell'info box qui sotto. Noi per oggi abbiamo finito, ci vediamo la prossima volta con un nuovo video, sempre a tema wedding. Ciao!